Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fratelli e sorelle, siamo riuniti nel nome della Santissima Trinità. Nell'acqua del battesimo noi tutti siamo diventati membra del corpo di Cristo. Eppure con i nostri peccati ci siamo reciprocamente inflitti sofferenze e ferite. Non siamo riusciti a fare il bene, non abbiamo perseguito la giustizia di fronte a pesantissime oppressioni, né abbiamo ascoltato il comandamento di Dio di prenderci cura delle vedove e dell'orfano. Mentre siamo qui riuniti, riflettiamo sulle nostre azioni e sulle nostre omissioni. Impariamo a fare il bene, a cercare la giustizia. Abbiamo bisogno della grazia di Dio per superare le nostre divisioni e sradicare i sistemi e le strutture che hanno contribuito a separare le nostre comunità. Ci riuniamo in preghiera per rafforzare l'unità che condividiamo in quanto cristiani, per aprire i nostri cuori affinché possiamo riconoscere con coraggio la ricchezza dell'inclusione e i tesori della diversità tra di noi. Preghiamo con fede. Confessiamo i nostri peccati con le parole del profeta Isaia. Quando venite a rendervi culto, chi vi ha chiesto tutte queste cose? È la confusione che fate nel mio santuario. Le vostre offerte sono inutili. L'incenso che bruciate mi dà nausea. Perdonaci, Signore, per tutte le volte in cui ci incamminiamo per pregare senza aver fatto un cammino di umiltà davanti a te. Non posso sopportare le feste della nuova luna, le assemblee e il giorno di sabato, perché sono accompagnati dai vostri peccati. Mi ripugnano le vostre feste della luna nuova e le vostre celebrazioni. Per me sono un peso e non riesco più a sopportarle. Chiediamo perdono per la complicità delle chiese nella piaga del colonialismo patito in ogni parte del mondo. Quando alzate le mani per la preghiera, io guardo altrove. Anche se fate preghiere che durano a lungo, io non le ascolto, perché le vostre mani sono piene di sangue. Chiediamo perdono per i nostri peccati di ingiustizia e di oppressione, che soffocano l'armonica diversità della tua creazione. Lavatevi, purificatevi, basta con i vostri crimini, è ora di smetterla di fare il male, imparate a fare il bene, cercate la giustizia, aiutate gli oppressi, proteggete gli orfani e difendete le vedove. Ma sia ben chiaro, dice il Signore, anche se
per i vostri peccati siete rossi come il fuoco. Vi farò diventare bianchi come la neve e puri come la lana. O Signore, nella tua misericordia, liberaci dai peccati, così che possiamo operare con giustizia, amare il bene e vivere umilmente davanti a te, o Dio. Dio onnipotente, ascolta la nostra preghiera, abbi misericordia di noi e perdona i nostri peccati. Rispondiamo, rendiamo grazie a Dio. Rendiamo grazie a Dio. Dio di tutti, ti rendiamo grazie con tutto il cuore e la nostra anima di questo momento in cui possiamo chiederti perdono e confessare i nostri peccati di ingiustizia e di divisione. Insieme ci presentiamo a te come famiglia santa, unita nella bellezza della diversità della tua creazione. Alcuni di noi sono discendenti di popoli indigeni, altri sono discendenti di schiavi, altri ancora di schiavisti, alcuni di noi sono migranti, altri rifugiati, ma tutti noi siamo membra dell'unico corpo di Cristo. Ti lodiamo perché nelle acque vive del battesimo i nostri peccati, rossi come il fuoco, sono stati cancellati, noi siamo stati guariti e siamo entrati a far parte della comunità d'amore, la famiglia di Dio. Ti offriamo il nostro grazie e la nostra lode, o Dio nostro Creatore. Procedendo insieme ci apriamo con il cuore e lo sguardo alla comprensione e alla crescita della saggezza sacra, condivisa e trasmessa dai popoli. Aiutaci ad abbracciare l'unità gli uni con gli altri e ricordarci che siamo un'unica famiglia riunita dal tuo Santo Spirito insieme a tutta la tua creazione. Amen. Ci accomodiamo e prima della proclamazione della parola di Dio ascoltiamo insieme lo Shema. Toccano il cuore. Sono stato
questo brano che è stato poc'anzi proclamato della lettera agli Efesini, capitolo 2, versetti 14 a 21. L'argomento tema di quest'anno, della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, è imparare a fare il bene e cercare la giustizia. Per i profeti dell'Antico Testamento, ma anche per i profeti del Nuovo Testamento, non esiste religione senza giustizia. Per farvi un esempio che stiamo vivendo ai nostri giorni, sotto i nostri occhi. La religione degli Ayatollah persiani, iraniani, non è religione. Non è religione. Perché manca di giustizia. C'è da dire anche che il loro Dio non è uguale al nostro Dio. Perché il loro Dio manca di Gesù Cristo. Nel loro Dio manca Gesù Cristo, che è giustizia per eccellenza. E se noi cristiani oggi abbiamo superato certe reminiscenze dell'Antico Testamento che ci portavamo nelle nostre storie, e perché a un certo punto Gesù è venuto e ha interpretato l'Antico Testamento alla luce dell'amore di Dio Padre e ci ha rivelato Dio il Signore. Il testo di questa sera però mette in crisi proprio noi cristiani, perché nel versetto 14 dice che Egli, cioè Gesù, è la nostra pace, e poi dice anche che attraverso Gesù ha fatto dei due un solo popolo e ha demolito il muro di separazione. Certo, qui si riferisce al fatto che Gesù è morto per noi sulla croce, ha sparso il suo sangue per noi, ha preso su di sé i nostri peccati. Ma Gesù ha reso anche possibile la riconciliazione tra noi e Dio. Ma il testo parla anche di una unità di popoli in Cristo. Dice il testo: non ci saranno più ebrei e gentili, ci sarà un solo popolo, perciò un'unità di popoli in Gesù. E questo non è che sempre sia accaduto nel cristianesimo, perché nel cristianesimo, nella nostra storia bella o meno bella, ebbene, tante volte tra cristiani ci siamo fatti la guerra, e anche recentemente tra cristiani ci si sta facendo la guerra. Russia e Ucraina sono due nazioni al 90% cristiane, e cristiane di cristianesimo sia antico che moderno, perché la maggior parte sono ortodossi, ma poi ci sono anche le comunità cattoliche, ci sono le comunità avventiste, le comunità battiste, evangeliche. Perciò in maggioranza siamo cristiani che ci stiamo facendo
questa storia è una storia critica. Si dà la colpa a Putin, si dà la colpa a Zelensky, ma credo che alla base sia mancato qualcosa di importante: il dialogo fra le chiese. Il dialogo fra le chiese. Voi avete visto che sono entrati in scena anche gli ecclesiastici in questa guerra. Terribile, tremenda, vero? Ma questi ecclesiastici non hanno saputo dialogare prima della guerra, prima che avvenisse la guerra. La storia di queste due nazioni è una storia fatta di scomuniche reciproche tra cristiani. Mancanza totale di dialogo. Ebbene, se avessero dialogato, se avessero dialogato, io sono sicuro che non ci sarebbe oggi questa guerra tra ucraini, tra russi, guerra di aggressione tra russi e ucraini. Così, se noi avessimo dialogato, se i nostri avessero dialogato nel passato, non ci sarebbero state tutte le guerre che ci sono state. Ringraziamo di Dio, oggi possiamo dialogare e siamo qui questa sera per dialogare insieme, per parlare, cercare di parlare la stessa lingua. San Paolo afferma nel testo che Gesù ha abolito nella sua carne l'inimicizia, l'inimicizia, la legge dei comandamenti fatta di prescrizioni, per creare in se stesso dei due un solo popolo nuovo, facendo la pace, e per riconciliarci entrambi, ambedue, con Dio in un solo corpo, per mezzo della croce. La croce, care sorelle e cari fratelli, non può dividere, non può dividere. Per forza maggiore deve unire, ci deve unire. Ogni peculiarità nazionale, ogni esclusivismo religioso, ogni spirito di campanilismo che tiene una nazione sulle sue, separata da ogni comunione con le altre, è un muro, una barriera che separa, è un muro che deve cadere, che deve cadere. Noi dobbiamo farli cadere questi muri, non possiamo aspettare che gli altri lo facciano per noi. Gesù, con il suo messaggio, ha abbattuto, dice qui, il muro di separazione. Non più inimicizie fra cristiani, fra credenti. C'è un riferimento che voglio chiarire nel testo, perché potrebbe lasciarci perplessi se avete fatto attenzione alla lettura che è stata fatta, il riferimento ai comandamenti di Dio e anche ai 10 comandamenti che qui tutti insieme, cattolici, ortodossi, protestanti, professiamo, qui crediamo, vero? Bene, questo riferimento non è inteso nel senso che la legge morale, che sono i 10 comandamenti, essenzialmente i 10 comandamenti, non è inteso nel senso che la legge morale, cioè i 10 comandamenti, vengono aboliti. Niente affatto, non niente affatto, la legge morale non viene abolita. Un cristiano che uccide, un cristiano che spudoratamente vive nella fornicazione, un cristiano che mente, non è un cristiano. Noi possiamo pure pensare di andarcene nel paradiso come vogliamo, ma in paradiso chi ci va e chi non ci va lo decide il Padre Eterno, non lo decidiamo noi.
non lo decidiamo noi. La parte morale della legge mosaica, cioè i 10 comandamenti, l'unica cosa scritta, dice la Bibbia, col dito di Dio, perché se voi andate a leggere la Bibbia, solo una cosa che Dio ha scritto col suo dito, i 10 comandamenti e nient'altro. Beh, rimane una legge normativa anche per il cristiano, ma rimane tale non perché è legge mosaica, perché gli ebrei nel tempo di Gesù escludevano dai comandamenti i non ebrei. Io per esempio osservo il sabato, voi osservate la domenica, va bene? Sapete che i rabbini non vogliono dialogare con me, non vogliono parlare con me. Non vogliono parlare con me perché io sono un sabbatista, perché io osservo il sabato come loro praticamente, loro osservano pure il sabato. Non ci vogliono parlare con me, rifiutano le mie lettere, me le respingono, non vogliono dialogare con me perché osservo il sabato come loro. Perché? L'esclusiva sul sabato e su tutto il resto. Allora pensate che nel Tempio c'era scritto: guai a voi, pagani, samaritani, cani, se entrerete in questo luogo sarete lapidati. Ecco che cosa ha abbattuto Gesù Cristo, non ha abbattuto i 10 comandamenti. Non li avrebbe mai potuti abbattere i 10 comandamenti. E allora noi osserviamo i comandamenti perché sono legge morale, ma non solo legge morale, perché sono una legge universale che è diventata legge del Vangelo di Gesù Cristo. E per concludere, l'Apostolo Paolo afferma che la Chiesa di Cristo è stata edificata sul fondamento posto dagli Apostoli e dai profeti, e poi aggiunge: essendo Gesù Cristo stesso la pietra d'angolo, la pietra angolare. Beh, questo edificio, dice Paolo, cresce ben collegato per essere un tempio santo del Signore. La Chiesa, anche se siamo separati da un punto di vista dottrinale, dogmatico, deve crescere ugualmente come un tempio santo nel Signore. Forse abbiamo difficoltà proprio a causa delle dottrine, dei dogmi, ma per tutto il resto non possiamo avere difficoltà, perché il dialogo nella Chiesa non può mancare, deve continuare, anche se qualche dottrina ci divide, il dialogo deve continuare. E oltre al dialogo dobbiamo essere uniti, uniti nell'amore, nel fare il bene, nella testimonianza reciproca, nell'aiutarci vicendevolmente, nell'accoglienza nei confronti dello straniero, perché non dobbiamo fare noi quello che gli ebrei facevano con i gentili, i quali siamo noi i gentili, anche se ci chiamiamo cristiani. E dice l'Apostolo San Paolo: ecco, noi diventeremo qualcosa di santo agli occhi di Dio. Forse, care sorelle e cari fratelli, non saremo un tempio o una cattedrale proprio per queste nostre piccole o grandi divisioni dogmatiche che abbiamo, ma potremo essere, come Paolo afferma, un'umile dimora di Dio nello Spirito Santo, in cui ogni inimicizia non si presenterà mai più. Beh, se questo noi riusciamo a realizzarlo,
abbiamo già fatto tanto. Che il Signore ci benedica. Che poi volendo fare la sintesi, Gesù Cristo, il
tutta la legge e i profeti, cosa dice? Pieno compimento della legge e dell'amore. Ed ecco perché il comandamento di Dio, che ne riassume tutto. I comandamenti sono espressioni di questo amore. Toglici l'amore, e i comandamenti diventano pratiche, ecco, che voi sapete possono addirittura uccidere. Non dimentichiamocelo, che il nostro Dio è stato ucciso in forza della legge. Secondo la nostra legge deve morire. Ecco, perché se tutto non matura nell'amore per amore, ecco, per davvero non resta niente. Allora, fratelli e sorelle, se alla sera della vita saremo giudicati sull'amore, e se vi dicevo che dobbiamo iniziare a vivere a partire dalla fine, dal compimento, vi dicevo da quello che sarà, perché questo ci rivela, anzi questo ci dona il nostro battesimo, ecco, siamo invitati tutti ogni sera a fare un semplice esame di coscienza. Oggi quanto amore ho dato, perché tutte le altre cose che faccio sono legate a ciò che è necessità, a ciò che è passeggero, a ciò che è transeunte, che se ne va, solo l'amore resta. Poi Paolo, quando parlerà addirittura in lingua della carità, ci dice che anche la fede, ci sarà un momento in cui cessa, quando saremo faccia a faccia, anche la speranza, quando quello che avremo sperato sarà raggiunto. Solo la carità, solo l'amore resta, perché resta solo Dio. Noi restiamo in Dio nella misura in cui la nostra vita non è un tradimento di questo amore, non è una distorsione di questo amore, non è un tradimento di questo amore. Allora, questa è una sorpresa, lo capite, fratelli e sorelle? Concretamente sarà una sorpresa. Per giocare sulle parole, a me sorprende sempre, leggendo questa pagina del Vangelo, che sia i giusti quelli che saranno messi a destra, come anche i malvagi che andranno a sinistra, fanno a Dio, ecco, la stessa domanda: quando mai, Signore, ti abbiamo visto? Ecco, perché Dio non lo vede, Dio lo deve riconoscere, Dio non lo conosce, se non, ecco, Dio nessuno mai l'ha conosciuto, ecco, ci dice l'Apostolo Giovanni, il Figlio ce l'ha manifestato, ce l'ha mostrato. L'amore ci ha rivelato Dio, ci rivela Dio. Allora, se tutti diremo, Signore, quando mai ti abbiamo visto? E Lui non ci ricorderà le liturgie che abbiamo fatto, o ci abbiamo sentito nei capitoli del profeta Isaia, che quando separiamo la liturgia, quando separiamo il Tempio, quando separiamo la nostra vita cultuale, ecco, dalla nostra vita nel mondo, nell'impegno, nella testimonianza, nella responsabilità, Dio si volta, lasciatemelo dire tra virgolette, schifato dall'altra parte. I vostri incensi mi danno nausea, anzi se, anche se come questa sera sono molto profumati, molto belli, ecco. Ecco, mi dà il volta stomaco, perché Dio ci chiede altro. La liturgia deve essere la celebrazione dell'amore di Dio per noi e la celebrazione nostra dell'amore per gli altri. Allora vi dicevo, se i giusti, anche gli ingiusti diranno, quando mai, Signore, ti abbiamo visto, ti abbiamo vestito, dato da mangiare, lui dirà, ogni volta, in ogni tempo, in ogni giorno in cui sarà stato amore concreto per qualcuno che c'ha un volto, che c'ha una necessità, che c'ha un bisogno, non l'abbiamo fatto come a lui, l'abbiamo fatto direttamente a lui, perché Dio è direttamente incontrabile nel fratello che ci mette accanto, nel volto che ci mostra il suo volto, nel bisogno che ci mostra il Dio che non ha bisogno. Lui ce lo dice nel Salmo, forse ho bisogno dei tuoi sacrifici, il mio, tutto il Libano, dove ci sono animali e sacrifici a non finire, del Signore la terra e quanto contiene. Eppure questo Dio ha legato la sua verità
ha legato la sua presenza, gli ha legato la sua bilancia semplicemente all'amore. Non dimentichiamocelo mai, che la sera della vita tutto passa e sulla bilancia di Dio resta semplicemente l'amore che ogni giorno concretamente abbiamo vissuto e donato. Espero de no
po' sulla sinistra, i due chierichetti con la corda, e nessuna luce accesa, solo dei candeli, stanno celebrando la loro Pasqua. E allora, però, c'era un'unità, una pace, una gioia. Una cosa mi sono accorto, che fa parte della mia esperienza, che la ragione non divide. Quello che divide se chi si fa rappresentante della religione. Noi avevamo una moschea, in un periodo abbiamo avuto tre moschee, noi avevamo una chiesa, un luogo di culto, non voglio usare chiesa, luogo di culto. In un certo momento abbiamo avuto addirittura la divisione degli orari, perché non si dovevano incontrare tra di loro quei fratelli separati con i cattolici piuttosto che anglofoni con francofoni, perché chi guidava il pastore piuttosto che non voleva che si. Quando veniva invece, diciamo, la parte umana, c'era una gioia dello stare assieme, semplicemente enorme. Quando si sposa la mia figlia, non voleva loro, voleva una cerimonia molto semplice, tranquilla. In parrocchia insistevano con un matrimonio senza coro, guarda, c'è quello con il violino, c'è quello che non si sa, se lì non vuole coro, una cerimonia molto semplice, perché il coro canta, i fedeli non partecipano, non vedono. Senti, guarda, portiamo qualcuno degli ospiti del carro, papà dice sarebbe bellissimo, ma guarda che non è un coro, papà sarebbe bellissimo, in quel momento non avevamo pochi cattolici, e c'erano il gruppo più consistente, era degli evangelici. Chiama il pastore, senti, mi piacerebbe cantare al matrimonio di mia figlia. Dice sarebbe bellissimo, ma guarda che è una funzione cattolica. Dico, sai, che non vorrei, Pippo, tua figlia si sposa, anzi, papà, perché per rispetto si tratta di una certa età, cominciano a chiamare papà come noi diciamo su mime, oppure don Corino, eccetera. Dice tua figlia che fa la promessa matrimoniale davanti a Gesù, dico sì, che era lui che non vorrei venire. Perché non vorrei venire? E altri invece impedivano un episodio molto brutto. Parliamo dei morti alessandrini. Viene il vescovo da Roma, noi eravamo in quel momento due presbiteri, ospiti al Cara, richiedenti asilo, due sacerdoti proprio. Viene il vescovo della diocesi di Roma, compitano in Italia due diocesi, una a Roma e una a Milano. Viene il nostro vescovo, c'entra la chiesa a Mineo per poter celebrare. Ebbene, sono andate solamente 10 persone, solo 10 persone, perché uno dei mob, dei presbiteri, vietò di andare perché non si poteva celebrare messa in una chiesa che non era consacrata del loro rito. Era l'uomo che mi vedeva. Avevo avuto l'esperienza precedente, nell'esperienza precedente alla fine della funzione fui invitato a prendere il pane. Guardate, io sono cattolico, non posso partecipare al codice della comunione, è solamente pane benedetto per far partecipare tutti di quello che è successo, perché è festa per tutti. Vi dicevo, vietato parlare di religione, c'era la recita natalizia, i nostri bambini facevano la recita natalizia, quell'anno fu organizzata in una chiesa sempre a Mineo, e c'era un papà di questi bambini, che ragazzi, è dentro la chiesa, non so se per voi, qual è il problema di entrare in una chiesa? Qual è il problema? E mi citavano, vorrei essere molto breve anche, mi citavano anche Massimo Corano, i noi ebrei, i nazareni, Sedeni, credo, non ricordo bene, si hanno operato bene davanti a Dio, non hanno nulla da temere. E si dice anche porta rispetto ai fratelli del libro. Però voglio ricordare un'altra volta le parole del nostro vescovo. Noi guardiamo moltissimo alla dignità dell'uomo, facciamo anche un'esegesi, non prendiamo alla lettera quello che c'è scritto nel Vecchio Testamento. E i musulmani no, loro è la dignità di Dio importante, quindi quello che c'è scritto lì è. Una volta scherzando con un ragazzo dei giorni per la pace, i giorni per la pace era un'organizzazione ecumenica creata dai ragazzi di Sant'Egidio, ci sono musulmani, cristiani, buddisti, ci sono tutti, l'importante è pregare. Se si prega insieme per la pace, si realizza la pace. I giorni per la pace erano da noi, si riunivano settimanalmente da noi, tutti insieme, con l'immagine della Madonna,
sull'altare, perché l'amore è universalmente accettato. E si parlava, scherzando, dico: senti, come facciamo? Dico: la terra pianta, nella Bibbia c'è scritto la terra pianta, allora come facciamo? Ci siamo fatti una risata, di domani me lo posso studiare, decidi di più. Ma se ricordiamo, c'è scritto della terra pianta, basta, fermiamoci. Perché vi racconto questo aneddoto? Perché è importante, quando ho capito da me che è importante quando parlo con gli altri, innanzitutto capire chi sono, rispettare loro, e sarò molto rispettato, non entrare mai nel tentativo di sminuire la loro fede piuttosto che fare diventare più importante la nostra. Qualsiasi tenta di fare proselitismo o si vive come proselitismo, abbiamo finito qualsiasi dialogo. Ma con la semplicità, con l'umanità, il dialogo e la pace tra noi è possibile. Se il Carabinero, 50 nazionalità, 32.000 persone, non è mai esploso, è stato grazie proprio al dialogo continuo che c'è stato tra i rappresentanti delle varie religioni presenti qui a casa. Non voglio fare altro tempo e vi ringrazio. Le voci dei poveri, degli oppressi e degli emarginati ci parlano.
perché siamo tutti in relazione. Ma soprattutto il nostro cuore si eleva a te proclamando Abba Padre, e per questo diciamo insieme: Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri beni, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci da male. La giustizia e la fede, dico soprattutto, è qualcosa che mi porterò, dietro queste esperienze, quindi grazie e grazie a tutti i partecipanti. Dio eterno, guarda il volto di questi due fedeli riuniti in una santa comunità e via di ovunque tu voglia. Incoraggiali con il tuo Spirito Santo a continuare a raccontare le loro storie e con il loro operato a fare il bene e a cercare la giustizia per amore della tua creazione. Sostienili affinché siano una cosa sola, perché il mondo creda che tu hai mandato il tuo unico Figlio Gesù per donare al mondo la vita. Il Signore vi benedica e vi custodisca, il Signore faccia risplendere il suo volto su di voi e vi sia propizio, il Signore ponga su di voi il suo volto e vi dia pace. Amen. Finiamo con il canto. Subito dopo il canto, ecco, accoglieremo i nostri ospiti per un piccolo rinfresco nel saloncino. Piccolo, ma ci andiamo, non vi preoccupate, quindi tutti siete invitati a passare.